Ecco ragazzi, allora ciao a tutti e perdonate la ripresa che ho fatto ieri, anzi che ho cercato di fare ieri, perché in realtà per molto tempo si è visto soltanto il mio sterno. Vabbè, e stavolta mi auguro di poter essere più limpido nella ripresa. Non faccio la live semplicemente perché con la live ci sono delle problematiche relative al segnale, perché qui comunque la maggior parte del cammino è in zona rurale, quindi per fortuna non coperta dal segnale radio che poi permette di poter far funzionare un cellulare. Per cui faccio in tutta tranquillità, tanto mi sincero, aspetta, mi sincero se sto riprendendo, un attimo, sì. Perché un attimo che invece parlo da solo, e quindi registrate, poi lo caricherò sul mio canale YouTube, così potete vederlo. Prima tappa, Burgos Hornillas del Camino, 21 km, si dice che nel cammino, in realtà in ogni cosa che facciamo comunque nel cammino in modo particolare, quando iniziamo il cammino, rielaboriamo la nostra infanzia. A metà del cammino, per quanto riguarda la metà, l'inizio, la metà, la fine, si tratta soltanto di un periodo che poi viene suddiviso sulla base di quello che comunque è l'ipotesi che si vuole, l'ipotesi di percorrenza, diciamo, no? La mia ipotesi è di 500 km, perché infatti mancano a Santiago 500 km, un po' meno, 450 forse, e 470 anzi. E quindi ho avuto modo un po' di rielaborare, forzatamente devo dire, comunque rielaborare un po', perché non mi veniva di pensarci, a dire il vero, però comunque ho voluto tenere fede a questo principio, per cui mi sono affidato un po' a questa storia. E niente, la mia infanzia, dove poi sono nati le mie doti, i miei difetti, e i miei difetti che sono in sopperimento di una, quando è che sa, abbiamo un complesso, abbiamo delle lacune, quando comunque ci percepiamo all'interno di un contesto dove viene richiesta la performance. Altrimenti se no la persona starebbe benissimo con i suoi limiti, ovviamente. Però è una situazione, una realtà di confronto e di contrasto e purtroppo anche di competizione, però la competizione è stata aggiunta, però comunque ormai ne siamo a suoi fatti. Abbiamo tutta una serie di difficoltà che noi percepiamo come complessi, che semplicemente rendono un po' ostico il fatto di avere una performance nella nostra vita che ce la faccia poi vivere come diciamo, non so, buona, non voglio dire esemplare, stavo per dire esemplare, però no, esemplare no, buona comunque. E la cosa invece che naturalmente diciamo ho sperimentato in questa parte iniziale del cammino, un entusiasmo e un'energia fuori dal comune. E stamani scalpitavo, ovviamente zero problemi alle gambe, grazie anche alle targhette di Izzo che sto sperimentando, sto testando, poi quando ne sarò totalmente convinto dirò anche come funzionano e cosa fanno. Izzo mi sta salvando la vita, ve lo dico, c'è una storia, un'altra. Ha fatto la messa a punto delle cose che veramente sono straordinarie. E poi la solitudine, la voglia di stare soli, sempre mi sto riferendo a questa tratta del cammino. Quindi sapete, nel cammino si incontrano vari personaggi, c'è l'amicone, in questo caso era l'amicona, una signora tedesca che mi sono fermato in un bar a prendermi una spremuta. Ah, poi sto curando tantissimo. Sapete, gli spagnoli non mangiano molto bene. E cioè, è facile
con la cucina spagnola mangiare male, però invece qui mi sono preso delle uova, ho preso una tortillas senza troiai dentro, solo patate e uovo. Ragazzi, insomma, lo so che non è il massimo, però qui è il massimo che si possa ottenere. Una spremuta, ho messo insieme tutta una serie di alimenti che fanno un po' aggomitate insieme, però comunque sempre meglio di un bocadillo, di un panino. Va da sé che da quando ho allontanato tantissimo le farine bianche, che non è che non le prendo più perché ogni tanto la pizza ci scappa, ci mancherebbe, però sicuramente si parla di una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, rispetto a quello che era comunque la mia dieta quotidiana, quindi l'ingurgitare farine bianche raffinate. Quindi il pane è una cosa di cui ci voglio stare assolutamente. Guardate che meraviglia, ragazzi. Questo, vedete, questo qui è il pezzo di strada che sale da dove sono venuto, e questo, vedi, questi sono i cartelli che si vedono spessissimo lungo tutto il cammino. È molto, molto assistito il cammino, proprio che ci avviciniamo a Santiago, e più che è curato nella segnaletica, curato nei servizi, perché poi ci saranno tutta una serie, ci sarà poi si vedrà un aumentare delle frequenze ovviamente in questo cammino. Comunque, dicevo, quindi c'era questa amicona, tutti chiedeva hello, you're from, e così, ma compulsivamente, non è che gliene fregava un cazzo, cioè in realtà lo diceva soltanto, secondo me, perché qualcuno poi anche gli dicesse, infatti molti glielo dicevano, ah, I'm from Germany, you? Ah, Germany! Che si abbracciava, particolarmente, sono vampiri energetici in realtà, perché non vogliono celebrarti, vogliono che tu ti accorga di loro. Ma poverina, ora ne parlo così, sembra sia una nemica, una disgraziata, non poverina, anzi no, una, insomma, però per dire, ecco, ora sono una poverina, faccio il cappottino anche a questa, poverina, insomma, poverina veramente, no, è soltanto, vuole essere soltanto un esempio. Comunque, ho vissuto come un'intrusione questa. L'ho detto Mars. Mi ha guardato, dire, non puoi parlare con me, e non le ho risposto perché comunque si capiva, ma non sgarbatamente. Bene, allora, cammino di Santiago, la magia, intanto la natura, i profumi la scienza non li può replicare, la scienza l'unica cosa che non può misurare, registrare, replicare, sono gli odori. E considerate che la maggior parte delle nostre scelte noi le facciamo attraverso l'olfatto. Ci innamoriamo attraverso l'olfatto, sentiamo repulsione attraverso l'olfatto, sentiamo interesse attraverso l'olfatto, ci ricorda dei momenti reconditi per effetto di un profumo magari che ha fissato poi quel momento lì. L'olfatto è un qualcosa di poteroso, e passeggiare, guardate ragazzi che meraviglia, che meraviglia, e passeggiare per questi posti dove tu senti dei profumi di un'intensità, di una fragranza veramente meravigliosi, ti fa venire voglia veramente di tuffarti, cioè, guarda, se fossi un miliardario eccentrico mi farei comprare un piccolo aeroplanino e vorrei proprio volare sopra questi, guarda che belli, sono meravigliosi, sopra questo grano, forse OGM, perché il grano in realtà in origine sarebbe un pochino più alto, però comunque va a vedersi, è comunque bello, perché ben voglia proprio di volarci sopra. E fai pace con la natura, il sistema tecnogeno ti fa vivere la natura come un stile, come qualcosa da tutelarci, anzi, di cui doversi tutelare, anzi, nel sistema
spesso ci ricorda che se non ci fosse la tecnologia, noi sopperiremo all'interno di questo mondo, all'interno di questo pianeta che è vissuto, viene percepito ovviamente ostile all'essere umano. In realtà invece non è ostile, è che l'essere umano spesso è atrofizzato. Guardate ragazzi, vedete, non so se si riesce a vedere adesso questo scorcio, questo grano che sale. Lì sono, saranno, non lo so, forse un chilometro di tappeto. Che meraviglia. In questo momento ovviamente io sono in un tragitto del Cammino di Santiago, che per molti, a volte ci sono stradelli più stretti, a volte più larghi. Questo è molto bello perché è aperto. Temperatura calduccio, però cielo, come vedete, un po' d'alabastro. Qui i ragazzi spruzzano, che è una meraviglia, eh? Non hanno nulla da invidiare a Milano proprio, assolutamente. Nonostante tutto, la natura non lo sa fino adesso, è comunque rigogliosa. Ieri c'è stata un'alluvione, gran parte dei miei vestiti si sono bagnati, le mie scarpe le ho dovute sostituire perché erano fradicie, ne ho tre paia, due di ricambio e una da riposo. E ieri è veramente piovuto, è stato veramente un momento di pioggia, non voglio parlare di nubifragio, però comunque veramente, pur con l'impermeabile tutto, però comunque mi sono ammezzato completamente. E adesso qui vediamo un pochino quello che è la conseguenza di questa cosa. Quindi, momento di questo Cammino di Santiago. Cosa mi verrebbe da dire, no? In questo momento sì, sono consapevole che sto registrando, però in realtà sto un po' parlando anche da solo, un po' senza filtri. Il motivo per cui sono qui è perché per risolvere o dare una funzionalità a una ferita emozionale che mi sto rendendo conto sta condizionando tantissimo tutta una serie di scelte della mia vita. E io che sono così eccitato all'idea di essere libero, sapere che comunque c'è un qualcosa e non ti rendi libero affatto, non è bello, assolutamente, molto brutto. Per cui sono qui per fare un po', per guardare in faccia la mia ferita emozionale, che è quella del tradimento. Ce ne sono un paio, ognuno ne ha un paio, comunque sicuramente quella del tradimento e quella dell'abbandono. È una delle, no, quella del tradimento in assoluto. Colà, quella del tradimento in assoluto, poi comunque c'è anche quella dell'abbandono, più periferica, più sottile, però comunque si vede questa cosa. La signora avrà pensato, l'ho già salutata prima, credo sia una francese, starà pensando che sia scemo, sto parlando da solo. Vabbè, non è proprio così, sto parlando a molte persone invece. Allora, guardate che bello anche questo. Che bello. Ancora qui si vede il pezzo da dove sono provenuto. Intanto si vede Hornillas, il cammino, in lontananza. Ho già fissato l'albergo, che in realtà è un ostello, 15 euro. Poi mangerò qui, cercherò una lavadora, cercherò un'essiccatora, una lavatrice, un'asciugatrice per asciugare anche le scarpe, asciugare tutta la roba che ho bagnato, le cose che dovrò lavare. Guardate ragazzi, ci sono questi alberi, ti fanno commuovere, proprio una bellezza pazzesca, questi alberi che sbucano da questi campi di grano. A parte sono rigogliosi, sono bellissimi, ma poi, e comunque ci sono ragazzi questi colori, questi profumi, che sono, ripeto, sono qualcosa di straordinario. Quindi la mia ferita emozionale, com'è che la elaboro? Perdonatemi se sto andando un po' mercuriale, me ne rendo conto, però nemmeno voglio essere, diciamo, didascalico,
veramente sto parlando tra me e me, quindi quando parlo fra me e me salto da un discorso all'altro, ecco, diciamo così, lo sapete. La ferita emozionale è un qualcosa che ognuno ha le sue, non c'è nessuno senza ferite emozionali e non credo che si risolvano mai, però credo che gli si possa dare una destinazione d'uso. Io quindi sono qui per elaborare questa cosa, anche perché se ne soffre, ragazzi, le ferite emozionali si soffre tanto, 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 cioè in realtà quando tutte le volte noi soffriamo in maniera più accesa per cose che universalmente potrebbero essere riconosciute come banali, è perché comunque viene innescata una ferita emozionale. Come ho già detto, per le ferite emozionali si muore, quindi sono qui a rielaborare. Ho un piano? No. Ho un cammino? Sì. Quando percorro il cammino ci saranno tutta una serie di sensazioni che verranno fuori. Ci sarà Luca sotto stress, Luca rilassato poco, credo, però comunque le varie versioni mi consentiranno di guardarmi in maniera poliedrica, così da avere poi uno scorcio, mettere insieme un po' tutti i brandelli percettivi che ho ricavato da questa mia, da questo mio viaggio che ho fatto insieme a me stesso, e così poi riesco magari ad avere una veduta d'insieme che mi possa restituire anche una condizione. Direte voi, vabbè, però una volta fatto il cammino ne fai uno e sei a posto. Allora, sì, per quanto riguarda le problematiche che poi ti portano a fare il cammino di Santiago, che ovviamente va da sé, ragazzi, che c'è bisogno di una grande motivazione, perché senza la motivazione uno sforzo così grande non lo fai, nemmeno se ti pagano, vedetemi. Quindi c'è una forte motivazione, le persone sono mosse da una forte motivazione e te ne accorgi, perché comunque ti passano accanto quelli che ridono, quelli che sono seri, quelli che non vogliono tanti tanti cazzi, lo vedi, ognuno ha il suo motivo per farlo, nessuno è qui per passeggiare. Magari qualcuno sì, però per quello che vedo io mi piace pensarli anche come delle persone che stanno facendo un lavoro su se stessi. E questo ti fa ridimensiona anche, no? La tua frustrazione, sofferenza che normalmente abbiamo, la ridimensiona perché la sofferenza fa anche male, come si dice, no? Mal comune, Pippo Baudo, no? La sofferenza fa anche male perché, guarda che bello, perché pensiamo... Minchia che bello, ragazzi, eccolo qua, l'asse del cammino, ci vede il cartello. Quando si vede il cartello della città, della meta, dove si deve arrivare, è sempre molto emozionante, vedete. Per voi non penso, perché non importa niente, per uno che cammina e ha come meta questa cosa qui, sì, è molto emozionante vedere il cartello della città, dove sta per arrivare. Ancora due segnali. Il cammino di Santiago, e quindi sapere ogni persona, in realtà questo lo si sa, diciamo, così di default lo sappiamo, ogni persona vive la sua sfida, la sua lotta, anche quelli che sono molto sicuri di sé, quelli che pensano che si spacciano come vincenti, super uomini, super di qua, super di là, in realtà sono persone forse che soffrono anche più degli altri, ma non è un luogo comune questo, eh? Cioè tutelano troppo la loro parte debole per non pensare che le abbia fatto un male incredibile. Non so se si vedono questi papaveri che sbucano, vedete, da questo, no, ma sembra un quadro, è una cosa pazzesca. Sono belle anche le mosche, come si suda ovviamente, perché lo sforzo è tanto, adesso ho rallentato, però altrimenti ho camminato 5-6 km orari e sono abbastanza, considerate anche lo zaino che ho, e si suda, quindi sforzo c'è tanto e le mosche vengono avvertite nel sudore e allo stesso tempo rompono anche un po' i coglioni, però
in questo quadro così bello. Ci stanno bene anche loro. Quindi, ritornando a queste persone che sono molto sicure di sé, molto così, no? Molto saccenti anche, che non sentono mai l'esigenza di mettersi nemmeno in discussione, si danno un po' per scontati, in realtà veramente soffrono più degli altri, perché la loro necessità di difendere quella loro condizione, camuffarla, mascherarla, lo testimonia, diciamo. Invece ognuno ha le sue. Sono tutte soggettive, nessuno può pensare, ah, una sofferenza grande, sì, sicuramente essere menomati fisicamente, avere un figlio, vederlo morire, io penso saremo tutti d'accordo nel determinare questa sofferenza come il massimo che possa esserci. Però all'interno di questa ci sono tantissime altre sofferenze che sono tutte commisurate alle proprie possibilità, diciamo, e caratteristiche. E fanno tutte soffrire. Fanno soffrire tantissimo. E perché comunque, anche perché di altre sofferenze, che ne so, ci sono persone che essere lasciate non gliene frega niente, proprio zero. Poi magari succede che sono amanti della musica, si rompono un dito mignolo e diventa, magari sono dei musicisti, diventa una tragedia. Ecco, quindi c'è sempre un connotato decisamente personale per quanto riguarda il fatto di pesare le sofferenze. Comunque va bene, allora adesso sono arrivati, ho ancora visto un ruscello gonfio perché appunto ha piovuto tantissimo ieri. Ora, solitamente queste cittadine sono veramente piccole, piccolissime, ci sono due ostelli, ma qui ce ne sono anche un po' di più, vedo, però comunque sono prevalentemente quello. Hola, buenos días. E quindi cercherò il mio. Ricordo che qui ci sono già venuto tre volte, almeno tre volte, questo è il mio terzo cammino e per tre volte ho fatto questa parte che ho voluto ripetere in attesa poi di destinarmi a León, dove poi mi ricongiungerò con Vera, che arriverà il 3 luglio. Ecco, ragazzi, vi saluto, sto entrando nel paesino, là si vedono in fondo, non so se li vedete voi, dei pellegrini che sono già all'abbeveraggio e niente, a risentirci a presto e grazie dell'attenzione.